Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento di TG Alto Tevere. Ex FCU, proseguono i lavori di rinnovamento della tratta Città di Castello Perugia, il servizio di Marco Polchi. Vanno avanti i lavori di ricostruzione della tratta ferroviaria Città di Castello Perugia Ponte San Giovanni. Il cantiere è partito lo scorso 15 giugno e che ha richiesto lo stop totale dei treni per tutto il periodo estivo è concentrato in questi giorni in una parte della zona sud del comune di Fernate. Due ditte incaricate infatti sono all'opera a ridosso di San Secondo. Un team di operai sta provvedendo alla posa della fibra ottica utile al rinnovamento tecnologico della linea. Un'altra squadra di operai sta invece realizzando una serie di nuovi ponti su cui verranno installati i binari per il passaggio dei treni nei prossimi mesi. Lavori necessari e propedeutici all'attivazione della trazione elettrica per una maggiore regolarità del servizio ferroviario, che prevedono al tempo stesso opere di risanamento, conservazione e riattivazione della linea elettrica. Si tratta di una parte degli interventi commissionati dalla Regione Umbria a Rete Ferroviaria Italiana per l'intera ricostruzione della linea, che in totale ha un valore di 45 milioni di euro e vede impegnate 180 persone tra dipendenti di RFI e delle ditte appaltatrici. Si è tenuta oggi al Tribunale di Perugia la 12ª udienza del processo Green Genetics Green Vest, dove sono stati ascoltati gli amici di Samuel Cuffaro morto nell'esplosione. Alla fine del processo mancano 6 udienze e la prossima sarà il 26 settembre. Il servizio di Caterina Panfili. Una 12ª udienza che con le voci degli amici più cari ha raccontato Samuel Cuffaro, vittima a soli 19 anni dell'esplosione dell'azienda Green Genetics Greenvest, che produceva cannabis light, avvenuta il 7 maggio 2021. Condividevamo sogni e passioni, ha detto Martino Tordoni. Samuel amava lo skateboard e i viaggi, ma soprattutto scrivere testi musicali. Passione, questa sottolineata anche da Lorenzo Poli, che nel momento in cui ha preso la notizia della tragedia si trovava proprio nel centro musicale che avevano allestito insieme. In quelle settimane, racconta, doveva uscire anche un brano a cui Samuel stava lavorando e che hanno invece pubblicato gli amici successivamente. Nessuno dei due testimoni era però informato sull'attività lavorativa di Samuel, i cui amici sapevano soltanto che si trovava bene. L'ultimo testimone di parte civile sarà ascoltato nella prossima udienza. Abbiamo sentito tutti i testimoni dell'accusa e alla prossima udienza del 26 settembre sarà effettuato l'esame degli imputati, nel senso che chi dei 5 imputati consentirà la propria audizione verrà esaminato dinanzi alla Corte di Assise. 6 le udienze programmate, con l'ultima fissata al 19 dicembre, per ascoltare i testimoni delle difese degli imputati e per poi emettere la sentenza che definirà il giudizio di primo grado. Ci sono oltre 40 milioni di euro di sostegno destinati alle imprese agricole regionali all'interno dei bandi che sono stati presentati ieri dalla Regione dell'Umbria per comparto fondamentale dell'economia del territorio. Sentiamo l'assessore Roberto Morroni. Nuovi avvisi della Regione dell'Umbria a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari. Con queste iniziative di sostegno, la Regione dell'Umbria mira a stimolare un volume totale di investimenti di circa 95 milioni di euro, consentendo lo sviluppo delle realtà del settore. Parliamo innanzitutto di due bandi che si rivolgono, il primo agli investimenti per le imprese agricole e il secondo agli investimenti per le imprese del settore della trasformazione, per il nostro agroalimentare. Rispettivamente collochiamo sul primo bando 27 milioni circa, sul secondo circa 16 milioni. Sono due bandi importanti che usciranno nei prossimi giorni perché sono risorse finalizzate a dare spinta a quella che è la capacità competitiva delle nostre imprese. Sono misure che vanno in una direzione strategica fondamentale. E ricordo che l'Umbria può disporre di un plafond di risorse importantissimo che vorrei sintetizzare con una cifra. Noi dovremo spendere da qui al 31 dicembre 2029, quindi parliamo di un segmento temporale estremamente breve, una cifra di circa 750 milioni di euro.
Queste risorse naturalmente servono per accompagnare, dare fiato, dare vigore ai processi di trasformazione che sono necessari, indispensabili per accrescere la competitività delle nostre imprese, per rafforzare anche la capacità di mettere in campo pratiche che realizzino un contrasto ai cambiamenti climatici, che segnino anche un avanzamento sul terreno della green economy. Emessa oggi l'ordinanza sia a Città di Castello che a Gubbio, che vieta gli usi impropri dell'acqua potabile al fine di tutelare le risorse idriche e le risorse idropotabili. L'assoluto divieto è su tutti e due i territori comunali con decorrenza immediata fino al 30 settembre. La stessa ordinanza era stata già applicata ad Umbertide nei giorni scorsi. Vietato dunque usare l'acqua pubblica per attività come il lavaggio di veicoli, l'annaffiatura di orti e giardini, il lavaggio di cortili e strade private. E si è tenuta nel giardino della Pinacoteca Comunale di Città di Castello la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti tifernati diplomati con il massimo dei voti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, davanti ad amici, insegnanti e familiari. Abbiamo raccolto le voci di alcuni dei 100 studenti premiati. Premiati nel giardino della Pinacoteca 100 studenti tifernati diplomati con il massimo dei voti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. E a me piacerebbe andare a fare lo scientifico Cambridge perché mi piace molto come scuola e penso che sia una delle più importanti in questo momento, anche se non so quello che andrò a fare da grande, ma spero che sia un lavoro che mi piace tutti i giorni della mia vita. Andrò allo scientifico Cambridge Plinio il Giovane e nulla, cercherò di fare al meglio i miei studi per andare all'università in futuro. Cosa vorresti fare da grande? Per adesso stavo pensando alla psicologa, però non lo so, sono ancora un po' indecisa. Andrò al liceo scientifico, da grande vorrei fare l'imprenditrice e vorrei andare a lavorare all'estero. Il prossimo anno andrò al linguistico, vorrei studiare all'università di lingue e anche all'estero. Andrò al liceo scientifico Cambridge, mi piacerebbe studiare medicina e vorrei studiare all'estero. Che scuola andrai a fare? E il liceo classico fino in giovane. Quest'anno ho frequentato la scuola di secondo grado Alighieri Pascoli, per cui sono andata anche in Erasmus. Siamo andati a Londonderry in Irlanda del Nord, che si trova nel Regno Unito. E secondo me è stata un'esperienza molto molto istruttiva, ma anche allo stesso tempo divertente. Comunque abbiamo studiato l'inglese e quindi abbiamo migliorato questa lingua che secondo me è molto importante per viaggiare ma anche lavorare. Sono stato uno studente del liceo Pini del Giovani, la facoltà che andrò a fare sarà quella di lingue straniere a Perugia. Da grande, dopo l'università, penso di andare a fare l'insegnante di inglese presso i licei oppure di andare a fare l'interprete linguistico in giro per il mondo, lavorare a livello internazionale. Notte magica, l'insegna della tradizione secolare, simbolo della civiltà contadina. In tanti, circa 500 persone, ieri sera a Piosina hanno sfidato il gran caldo per non perdersi l'appuntamento con la battitura del grano, come era una volta sotto le stelle. Una rassegna fra le più longeve e suggestive in Italia, che ha aperto la settimana di eventi della 41esima edizione della rievocazione storica della battitura del grano. Spagnola come suol dirsi adesso è il titolo del libro scritto da Claudio Cherubini, che ripercorre i difficili anni dell'epidemia che colpì San Sepolcro tra il 1918 e il 1920. Il servizio di Paolo Tilli. Presentazione dell'ultimo libro di Claudio Cherubini, presentazione affidata a Francesco Cutolo, ricercatore dell'Università di Firenze. Si parla di Spagnola e delle sue conseguenze, la terribile epidemia. Beh, indubbiamente la pandemia di Spagnola, quella che colpì il globo appunto 100 anni fa, dopo essere stata per tutto il Novecento confinata ai margini della memoria pubblica, lasciata al ricordo privato, ha conosciuto un grande ritorno di attenzione pubblica, si è assistito a un vero processo di rimemorizzazione collettiva
durante il Covid-19. Quindi l'emergenza attuale, i lutti provocati dalla pandemia scoppiata nel 2020 e terminata nel 2023, ha suscitato un interesse, una ricerca di risposte nel passato e anche un'attenzione verso questo fenomeno di 100 anni fa, che ha stimolato la ricerca storica, le indagini. Peggiore la spagnola o il Covid? Beh, diciamo che è una domanda che uno storico ha sempre difficoltà a rispondere, perché sono due eventi difficilmente paragonabili, però si può utilizzare un dato. Il professor Livi Bacci affermò che la spagnola aveva provocato in Italia una perdita di 13,4 milioni di anni di vita, cioè per tutti i morti aveva causato. Il Covid ovviamente, se si guarda numeri assoluti, ha provocato un numero inferiore di morti, molto inferiore rispetto ai 600-500 mila della spagnola, ma soprattutto ha avuto un impatto sulle fasce d'età, che quelle che solitamente sono maggiormente interessate da queste malattie, quindi le persone in età più avanzata. Prosegue con grande successo di pubblico la 15ª edizione di CD Cinema presso il cortile di Santa Cecilia di Città di Castello. Venerdì ospiti nell'Arena Tifernate la regista Caterina Carone e lo sceneggiatore Alessio Galbiati. Sabato 20 luglio, attesissima la proiezione del film Il Punto di Rugiada, saranno ospiti di CD Cinema il regista Risi, e assieme alle due attrici principali del film e anche l'alto tiberina Lucia Rossi. Domenica 21 luglio, prima della proiezione del film Io Capitano di Matteo Garrone, scopriremo il film vincitore del concorso Opere Prime e Seconde 2024 e sarà ospite nell'arena estiva il regista del film premiato. Il campione di lancio del disco Giovanni Falocci ha deciso di ritirarsi dalle competizioni, una carriera di successi per l'atleta tifernato che ora guarda al futuro. La partecipazione a un'Olimpiade, quella di Tokyo 2020-2021, a due mondiali, a diverse edizioni di campionati europei, le vittorie in 13 campionati italiani ed innumerevoli altri trofei. Dopo questa carriera, l'atleta Giovanni Falocci ha deciso, per così dire, di appendere il suo disco al chiodo e di guardare avanti. È una scelta che era, diciamo, nell'aria, nel senso, ecco, alla soglia dei 40 anni, diciamo che è anche giusto lasciare ai giovani e magari trasmettere qualcosa di quello che, delle esperienze che si è fatte. Magari la voglia di fare la seconda Olimpiade ce n'era tantissima e ci ho provato con tutto me stesso, però ovviamente qualche acciacchino di troppo c'è stato e quindi bene così. Momento appunto più bello, comunque indimenticabile della tua carriera, Giovanni? Ma ce ne sono tanti, la medaglia d'argento alle Universiadi, quindi un bellissimo momento, stavo bene, poi da là è arrivata anche la convocazione per i mondiali a Mosca, al primo campionato italiano, che arrivavo da terzo, quindi arrivavo sicuramente non da medaglia d'oro, quindi inaspettato, tantissimi bei ricordi. Ed ora il futuro, Giovanni, cosa prevede? Il futuro ancora è incerto, ci sono due strade, o continuare, diciamo, nel campo dell'atletica da allenatore, oppure andare a servire il nostro paese, la nostra città. C'è qualcuno che vuoi ringraziare in particolare? Ce ne sono tanti da ringraziare, dal mio allenatore che mi ha seguito dal primo giorno, da Città di Castello, da Ugo Tanzi, il capo che ricordo che lo chiamo ancora oggi, capitano Nicola Vizzoni, quindi ci sono tante persone che mi hanno aiutato e sicuramente devo dire grazie. E con questo è tutto, appuntamento con TG Alto Tevere domani sempre alla stessa ora. Grazie per l'attenzione e buona serata con l'informazione di Teletruria.